Radio Compass 2019 è emerso che la radio è un mezzo in salute, un mezzo che funziona, efficace, efficiente, insomma lo dicono i numeri. FCP dice che ha chiuso con un più 5,5 il 2018 dopo un altrettanto 5,5 del 2017, registra un più 23 di crescita negli ultimi 5 anni e cresce insomma, in maniera consolidata per 4 anni. Insomma, allora perché le aziende devono investire in radio? Beh, direi per tutti i motivi che sono stati citati, nel senso la radio ha dimostrato di essere un mezzo efficace, che funziona, in particolare in Italia, dove la radio ha una struttura un po' diversa da quella degli altri paesi europei, che sono più legati o alla sola informazione o alla sola trasmissione di musica. Da noi la radio è più intrattenimento, è più legame con il pubblico e grazie a quello è una radio che riesce a influenzare il pubblico, quindi a portare la gente, grazie alla pubblicità radiofonica, a provare dei prodotti, ad accettare le raccomandazioni della radio che viene considerato un mezzo credibile. La radio poi è un mezzo ecumenico che arriva a tutti ed è un mezzo accessibile due volte, accessibile perché ha dei costi proporzionalmente bassi e accessibile perché i costi di accesso, quindi i costi per ogni campagna, sono dei costi tutto sommato limitati. Il mercato si è accorto di questo, come abbiamo detto negli ultimi 5 anni c'è stata una crescita del 23%, stanno crescendo gli investimenti ma stanno crescendo anche gli utenti, quindi diciamo il mood è assolutamente quello corretto e credo che questo mezzo abbia le possibilità di continuare nella sua corsa ancora per gli anni a venire. Avete detto che la radio è stato un mezzo ed è ancora un mezzo camaleontico, l'avete definita un rocky perché è sopravvissuta e si è adeguata bene, prima alla sfida della TV e poi a quella dei digitali. Insomma, quali sono i rapporti futuri e le interazioni tra la radio, la TV e il web e soprattutto le sinergie tra questi tre mezzi nelle strategie di comunicazione? Pagano? Beh sì, certamente. Andiamo in generale verso un mondo dove la visione del media plan è sempre più olistica, quindi tutto quello che viene fatto in sinergia funziona meglio. La radio in particolare sta sviluppando una sinergia, come dicevi tu, con la parte digitale, proprio perché mentre l'orecchio ascolta, poi le dita eseguono sullo schermo del computer o su quello del telefonino. Tutto quello che impariamo, magari anche banalmente viaggiando in macchina o stando in casa e avendo la radio accesa, poi abbiamo la possibilità immediatamente di andarlo ad approfondire sulle piattaforme digitali e questo sta facendo in modo che la sinergia tra i due mezzi sia particolarmente rilevante e utilizzata sempre più spesso dalle aziende. La radio, abbiamo detto, un mezzo economico con il miglior rapporto costo-contatto, un mezzo ecumenico, insomma, quali le sfide future della radio considerando anche i possibili nuovi modelli di business a cui apre? Io credo che possa sembrare un tema più di natura tattica che non di natura strategica, la radio ha bisogno nei prossimi anni di consolidarsi, ha fatto negli ultimi 4 anni un gradino rilevantissimo, crescendo come abbiamo detto di un quarto il suo fatturato. Il segreto di un mezzo come la radio non deve essere quello di andare a farsi sperimentare da nuovi clienti, ma deve essere quello di consolidare l'abitudine nei clienti, negli utenti che lo stanno utilizzando. Quindi credo che nel brevissimo termine, diciamo per i prossimi 2-3 anni, un dignitosissimo obiettivo per la radio possa essere quello di consolidare le posizioni e di diventare un piatto fisso nel menu mediatico dei clienti italiani. A proposito di clienti della radio, prima si è detto non solo grandi clienti, come è tipico, ma anche PMI che si stanno affacciando a investimenti sul mezzo radio, complici anche diciamo, i costi più ridotti. Insomma, si sta per aprire un nuovo mercato e visto che oggi è il momento culminante per gli studi sulla radio, vediamo un po' l'andamento del mezzo e anche del mercato a gennaio e a febbraio e le stime se le confermate per il mercato a più 1 per quest'anno. Sì, il mercato in generale lo stiamo confermando a più 1. Come dicevamo prima, stiamo vedendo nei primi mesi dell'anno un po' di debolezza. Non sto parlando della radio, sto parlando del mercato in generale, che non abbiamo ancora capito fino in fondo se possa essere legata a temi di natura congiunturale, per esempio c'è il mercato dell'auto che è piuttosto in ritardo, o se invece possano essere letti come strutturali e in questo senso avremmo delle preoccupazioni diverse. La radio anche in un momento, in una partenza d'anno che non è rappresentativa dell'anno per definizione, piuttosto complicata, sta andando sempre meglio del mercato con un differenziale simile a quello del passato, quindi continua a dimostrarsi un mezzo in salute
anche se in un momento congiunturale dove sta girando un po' di influenza. Una previsione, arriva il 5G, quali sviluppi potrebbe dare al mondo radio? Beh, il 5G ci cambierà la vita, non sarà solamente un tema della radio, è presto per dirlo, i primi esperimenti si stanno facendo in Italia, ci vorranno ancora diciamo almeno un 5 anni per avere un panorama completo. Io l'unica cosa della quale sono certo è che la radio da buon Rocky Balboa, come abbiamo visto, saprà essere resiliente anche a questa nuova onda tecnologica e a trovare la sua strada anche nel nuovo mondo. Anche le nuove piattaforme? Sì, certamente. Grazie.